Oh, si sfidano, passa l'acqua, spedizione di Ragusa, Virtus Segafredo Bologna. Intanto il primo canestro è di Marca Ragusa in attacco con Cecilia Zandalasini che mette, spara la tripla. Zandalasini si va da Doncic dentro, poi per Heinz Allen, poi Pasa, la tripla di Pasa va a segno. E c'è time out chiesto da Gianni Recupido, così come quello di Marzia Tagliamento in questa circostanza. Pallone ancora per Zanda che prende e spara la tripla. Diciamo che manca una rotazione in questo caso e con una Bologna così in fiducia, così in palla, non ti puoi permettere un errore del genere. Intanto Romeo Tassinari da tre punti va a segno. Riesce ad andare al tiro Bologna con Sabrina Cinilli che va a sparare la tripla e questa fa male. Ecco, poi che cosa succede? Che difendi forte per 20 secondi, non ci sei abituato, non sei pronto, Cuier fa partire un passaggio molle e pigro, Tassinari è una giocatrice molto intensa, molto utile, che dà tanto equilibrio a questa formazione, l'abbiamo visto con la palla recuperata di prima. Bravissima adesso, bravissima, eh sì. Santucci che non sta mollando un centimetro, non sta mollando niente. È una terra di mezzo che una difesa del genere lascia sguarnita. Cuier l'ha presa benissimo, come ha preso altrettanto bene adesso Santucci. Pallone per Romeo che va da tagliamento, fa fuori il proprio difensore, ovvero Giavarella. E allora Zandalasini è già dall'altra parte, il pallone poi per Turner, Heinz Allen, scambio fra le due americane. Tagliamento intanto, Marzia Tagliamento chiama il pubblico, raccolta, Tagliamento, stoppata da parte di Cuier, si infiamma il Palaminardi, Romeo cerca di farsi spazio, c'è fallissimo su Nicole Romeo. 3 su di lei, poi la tripla aperta di Pasa, il pallone per Santucci, Cuier ci prova dall'arco, trova due punti, Zandalasini trova la tripla, Zandalasini in punta, la tripla di Cecilia Zandalasini, Pasa, non è per Zanda e poi la conclusione di Turner mentre Romeo va giù. Ragusa, palleggio, arresto, tiro, canestro per Lella Santucci che poi trova in angolo Tassinari. 3 punti. Già è tutto complicato per Ragusa, se poi col primo passo uno contro uno vieni battuto, la strada è non in salita, è peggio. Secondo fallo intanto di Kacerik, Cinilli, Zandalasini a canestro, Cecilia Zandalasini. Santucci, palleggio dietro schiena, si butta dentro, viene stoppata alla fine Santucci. Battisodo è già dall'altra parte. Alla fine canestro di Turner, ci si deve parlare su. Capin vincente di Turner, allora è più 22. Mariella Santucci, Heinz Allen per Barberis. Al centro dell'area danza, subisce fallo, va a segnare, ci sarà il tiro libero supplementare per lei. Peccato qui perché Ragusa non meritava di subirli, non meritava di subirli questi due punti. Da tre punti Romeo, il gap è molto grosso. Canestro bellissimo qui da parte di Wakuyer, torna sotto i 20, la passa l'acqua, lo fa per pochissimi secondi perché poi viene subito punita. A segno Marzia Tagliamento, Pasa in angolo per Sabrina Cinilli.
però se un problema non si risolve, non si risolve, la bacchetta magica non ce l'ha nessuno. Quello che lascia questa sconfitta, è vero che sono tanti, ecco, questa sconfitta adesso rischia di lasciare tanto 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 peso, e sono un grosso esempio per le 5 under che Ragusa ha in campo adesso. Già finisce con 5 under di incontro, prova a buttarsi dentro San Martino in reverse, finisce la partita sul punteggio di 57 a 84.